33. Ciò che ho compreso. Cerchio Marina attraverso Attilio M, entità scientifica. Se dovessi dire sinceramente la verità, mi troverei a mal partito se cercassi ora di esplicare a voi quello che ho capito di quanto il vostro maestro soggetto vi ha detto. Mi pare però che io potrei così riassumere ciò che ho compreso. Ho compreso che dalla sua dimensione, dico dalla sua perché non è la mia, tutto quanto esiste e basta. Tutto quanto esiste e quindi qualsiasi altra parola che si può utilizzare non ha senso. Non ha senso perché se tutto esiste non ha bisogno di esprimersi negli accadimenti. Questo è quanto ho capito, ma di tutte quelle contorsioni in cui si dice che lui può fare una cosa e che poi non la può fare, proprio mi sfugge la connessione, ma intendo però un qualche legame. Che cosa intendo? Intendo per esempio che quando lui dice io parlo però non parlo, vuole semplicemente farvi capire come parlare e non parlare, in fondo, non vogliono dire nulla in questa dimensione, perché in essa gli opposti, per esempio parlare e non parlare, sono inesistenti. Se sono inesistenti gli opposti, è inesistente anche la realtà che voi vedete davanti ai vostri occhi, perché la realtà che vedete è fatta di opposti. È fatta di quel famoso principio maschile e femminile che dà origine alle forme. Continua.